oggi l'argomento è una attività che deve compiere, che deve svolgere, che deve essere assolutamente nei programmi settimanali di chi acquista casa, e che è un'attività che apparentemente potrebbe sembrare una perdita di tempo all'inizio, quando si inizia a svolgere questa attività, un'attività che mai nessuno, pochissimi, a parte i Comprocasa, quelli che utilizzano l'app Report Comprocasa, come dire, sono esclusi da questo discorso, o chi applica il metodo Comprocasa. Però la maggior parte delle persone impegnate con la ricerca di una casa pensa che la casa si cerchi solo ed esclusivamente online sui portali immobiliari. Stai calmo tu. Sui portali immobiliari perché è comodo, perché tutti fanno così, perché il tuo vicino di casa l'ha comprata così, perché tuo cognato ti ha detto che la casa si cerca così, perché il tuo collega di lavoro quando cercava casa l'hai visto che la cercava così. E quindi la maggior parte delle persone pensa che l'acquisto di una casa sia una cosa gestibile tranquillamente sul divano, con le pantofole, con un telefonino, un tablet o al massimo con un computer. Una delle attività più importanti che riguarda l'acquisto di una casa, la scelta, la selezione tra le tante case messe in vendita, riguarda proprio le ricognizioni esterne. A cosa servono e cosa sono le ricognizioni esterne che nessuno fa? Quando hai deciso di acquistare una casa, spero tu abbia risposto a delle domande, domande che ti sei posto. E tra le domande che ti devi fare è: dove deve essere la casa che io vorrei acquistare, che intendo acquistare? Perché deve essere proprio in quel posto, in quel quartiere, in quella città? Questo si conferma l'esigenza, la necessità di acquistare una casa in quel posto, in quel quartiere, in quel circondario lì, in quell'isolato lì, si conferma solo ed esclusivamente facendo le ricognizioni esterne, con tanto di fotocamera, quindi un telefonino, con tanto di block notice, con tanto di occhi aperti e con tanto di mappa. Ora può essere tutto digitalizzato e racchiusa questa attività con un telefonino. A cosa servono quindi le ricognizioni esterne? Prima di tutto serve a non perdere tempo, a risparmiare tempo, sia tu che gli agenti immobiliari con i quali entri in contatto. Servono soprattutto a ricevere un'eventuale telefonata di un agente immobiliare con il quale si era avuto a che fare mesi prima, giorni prima, che ti chiama e ti propone una casa in via tal dei tali che è appena entrata in incarico in agenzia, e quindi serve a capire subito cosa ti stanno dicendo e serve a capire se ciò che ti stanno proponendo al telefono fa al caso tuo e merita il tuo interesse / il tuo tempo, altrimenti no. Ecco perché le persone si ritrovano ad esclamare: sono mesi che cerco casa e non la trovo. Una ricognizione esterna serve a rendersi conto che se la zona dove intendiamo andare a vivere è una zona in grado, con ciò che offre, di quantomeno mantenere, ma soprattutto migliorare, quella che è la tua quotidianità. Con una ricognizione esterna che si fa una, due volte a settimana, recandosi in quella zona, senza cercare per forza case, passeggiando in quella zona, andare a vedere, ad esempio, cosa offre quella zona, cosa ti offrirà quella zona. E la prima cosa che si devono fare sono le simulazioni. Se tu sei abituato ad uscire da casa al mattino per portare bimbi a scuola, perché non simulare il percorso che va da quel quartiere in orario scuola, o magari che vada a quegli indirizzi che vedi in annuncio di case in vendita per i quali ancora non hai chiamato, non hai sentito nessuno, non ti sei esposto e non ti sei palesato? Perché non simulare il percorso che porta da quegli indirizzi alla scuola, in macchina, in metro, in pullman, in motorino, in monopattino, come ti pare? Se la mattina sei abituato ad uscire di casa e andare in ufficio, perché non simulare il percorso che porta in ufficio? Se sei abituato alla pausa pranzo ad andare in palestra, perché non andare a simulare il percorso che porta in palestra? Meglio ancora se la zona dove intendi andare a vivere deve migliorare. Questo è il discorso che si fa quando uno deve quantomeno mantenere il proprio stile di vita quotidiano accettabile e vivibile e sopportabile.
nel momento in cui io lo voglio andare a valorizzare, a migliorare, devo anche capire cosa offre quella zona. Quindi devo andare a cercare quali sono i punti di reale interesse che cambiano, migliorano la mia vita quotidiana. Un supermercato, la palestra, la scuola dei bimbi, casa dei nonni dove portiamo spesso i bambini, il calcetto, la palestra dove vanno i bimbi a giocare a basket, al tennis, l'oratorio, non lo so, sono diversi in ognuno di noi cerca un qualcosa in merito a servizi all'interno della zona, ma lo devo sapere prima, lo devo individuare, lo devo posizionare su mappa con un colore blu, perché poi sulla stessa mappa con un colore rosso andrò a posizionare il pallino delle case che ci sono in vendita, in modo tale che visivamente mi rendo conto della vicinanza o della distanza di alcuni punti di interesse per me fondamentali, che possono essere diversi, ripeto, in ognuno di noi. Ma lo devo sapere. Devo sapere a che distanza sono, per esempio, le case, cioè dove sono posizionate le varie case in vendita. Perché questo, una volta posizionate le case in vendita su una mappa, sull'applicazione Report, attualmente è facile, con la versione successiva che sta per uscire sarà ancora più semplice, posso andare a capire, ad esempio, la diversità tra i quartieri, tra gli isolati. Quindi passeggiare in quella zona, sapendo che rispetto a quel pallino nel digitale, mappa digitale, nella realtà c'è una casa in vendita, arrivo a quell'indirizzo, alzo gli occhi e guardo il palazzo. Quante volte capita alle persone di prendere un appuntamento per una casa in vendita dopo averla vista in annuncio e che dalle foto sembrava effettivamente una casa appetibile, figa, interessante? Poi si prende appuntamento, ci si reca per la prima volta in quella zona e ci si accorge, perché poi altro aspetto fondamentale è che l'indirizzo qualcuno se lo fa dare la sera prima dell'appuntamento, ci sono persone che non sanno l'indirizzo della casa fino a quando la sera prima dell'appuntamento la chiama la gentile signorina, gli spiega, gli dice quale sarà l'indirizzo preciso dell'appuntamento per il giorno dopo. Ho cambiato un modello di caffè solubile e questo non mi fa impazzire. Comunque, si recano all'appuntamento per la prima volta a vedere quel palazzo. Dalle foto interne sì, era interessante, accattivante, cazzo, esternamente fa schifo. E fili di elettrici di parabole lungo le facciate, facciata tutta distrutta, balconi completamente distrutti, vernice, pittura totalmente scrostata, perché c'erano solo le foto interne del palazzo in annuncio. E fatti una domanda, benvenuto tra i comprocasa, tu che hai comprato il libro, e fatti una domanda: secondo te perché l'agente immobiliare ha scelto per questa fase preliminare di non mettere le foto interne, esterne del palazzo? Perché se avesse messo quelle foto lì, molto probabilmente tu non avresti telefonato, non l'avresti neanche fatto il contatto con l'agenzia immobiliare se avessi visto subito quelle foto. Arrivi a quell'appuntamento, te lo fai l'appuntamento perché ormai l'hai preso, scoglionato al 100%, perché a te quella facciata, né quella a fianco, né la piazza, né niente ti piace. Hai perso tempo, hai fatto anche perdere tempo a un agente immobiliare che ti può anche dire: ma sì, ma dai, ma mi hai chiamato, guardiamola con entusiasmo. No, ti rode il culo perché fa schifo fuori, non andresti mai a vivere in quella zona, andresti a vivere in una casa fatta così, con quel parquet, con quella pittura, con quell'arredamento, con quella disposizione interna o affacci, ma non andresti mai a vivere in quella zona, non andresti mai a vivere in quella palazzina. Se tu avessi lavorato di ricognizione esterna, avessi posizionato i pallini degli annunci, se tu fossi già passato a quegli indirizzi passeggiando, alzando gli occhi, ci avresti pensato due volte magari a chiamare per quell'annuncio, perché quella casa non ti piaceva. Ah, mi state bombardando di PayPal. Bravi. Bravi, bravi, bravi. Benvenuti tutti tra i comprocasa. Chi sta acquistando la copia cartacea, due giorni e la ricevete. Se non mi scrivete subito dopo averla acquistato: ciao, ho appena acquistato il libro cartaceo, quando ce l'avrò? Non sono Amazon che te lo manda in un giorno, sono Luigi Lardi che te lo spedisce in due giorni lavorativi. Oggi è venerdì, lo riceverai mercoledì, martedì, mercoledì, perché parte lunedì, ovviamente. Lavorare di ricognizione esterna prendendo appunti
ti dà la possibilità di stilare quella che è la tua classifica di case, o meglio, una classifica provvisoria di tutte le case che sei intenzionato a prendere in considerazione, estrapolate dagli annunci, per le quali però ti sei fatto una passeggiata. Passeggiando hai visto che comunque alcuni indirizzi sono molto più vicini a punti di reale interesse per te importantissimi, altre sono distanti. Io per esempio uso testare quella che è la distanza e tempi di percorrenza dall'indirizzo al punto di reale interesse che mi interessa. Ti faccio un esempio: se per me è importante essere vicino alla palestra, per me è importante essere vicino a casa di genitori, amici, parenti, cognati, chi cazzo vuoi tu, a me piace sulla mia applicazione Report Compro Casa inserire che distanza c'è a piedi e che tempi di percorrenza ci sono a piedi da quel civico all'indirizzo del punto di reale interesse. 2 minuti a piedi per arrivare alla metropolitana. Ecco, questo è un dato molto importante affinché tu possa poi andare a muovere la tua classifica di case, perché ci sarà quella che sarà distante 10 minuti a piedi dalla metropolitana. E se per me la metropolitana è importante a livello di movimento di giorno, di giornaliero, se per me la metropolitana è importante a livello di spostamenti della mia vita, posso capire che per me è importante anche nei giorni in cui piove, quella distanza da percorrere a piedi può essere determinante. Quindi la casa che metto in prima in classifica è quella con la minor distanza rispetto alla metropolitana. Però l'ho fatto prima. Troppe persone si recano agli appuntamenti con gli agenti immobiliari e scoprono quel giorno cosa c'è, cosa manca, cosa non c'è, le distanze, le caratteristiche di quella zona, che tipo di gente vive quella zona, che negozi ci sono, cosa offre quella zona. Lo scoprono il giorno dell'appuntamento. Peggio ancora è arrivare puntuali all'appuntamento di visita che ti dà l'agente immobiliare. Non dico che devi arrivare in ritardo, devi arrivare con largo anticipo, non all'orario prestabilito con l'agente immobiliare. Largo anticipo, 40 minuti prima, io arrivo un'ora prima, mezz'ora prima dell'appuntamento, in modo tale che ti rendi conto. Mezz'ora dopo rimango lì. Non vado di corsa al successivo appuntamento perché sono in ritardo o con lo stesso agente immobiliare magari che si è organizzato un tour ci richiama immediatamente di corsa senza aprire gli occhi all'appuntamento alla casa successiva. Mezz'ora da trascorrere dopo aver visto la casa per scrivere le mie considerazioni in merito a ciò che ho visto durante l'appuntamento di visita e scrivermi le risposte che ho ottenuto alle mie domande e scrivermi soprattutto cosa ha detto l'agente immobiliare nel momento in cui io durante la visita stavo in silenzio e ascoltavo cosa diceva. È importantissimo non continuare a parlare, è fondamentale lasciar parlare l'agente immobiliare, che cosa dice, poi me lo segno dopo, me lo scrivo, lo registro in audio, fai come ti pare. Dopo la visita, mezz'ora prima sono arrivato e guardo, faccio l'appuntamento di visita, mezz'ora dopo l'appuntamento di visita, scrivo quelle che sono le mie considerazioni e continuo a passeggiare la zona.